La dotazione finanziaria per l'assestamento di bilancio 2023 della Regione supera il miliardo di euro con un avanzo d'amministrazione di 912 milioni e oltre. Una manovra estiva in cui si denota come il tessuto produttivo abbia risposto molto positivamente di fronte alle difficoltà degli ultimi anni, dalla crisi pandemica ai rincari delle materie prime, permettendo di registrare maggiori entrate per 150 milioni di euro. Così l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli nel corso dei lavori della prima commissione integrata, illustrando le voci principali del disegno di legge relativo all'assestamento di bilancio per gli anni 23-25. Vi è attenzione a tutti i settori strategici della comunità regionale, un'attenzione dedicata in modo particolare alla sicurezza del nostro territorio e alla prevenzione dal rischio idrogeologico con un fondo di dotazione di 50 milioni proprio per gli interventi finalizzati a questo. Attenzione molto importante è dedicata anche alla salute con investimenti per 70 milioni e spesa corrente per 50 milioni e poi penso a tutto un rafforzamento generale delle attività di impresa, delle nostre infrastrutture, dei consorzi, con la messa in sicurezza di ponti e viadotti, con un aiuto dedicato in modo particolare anche ai nostri enti locali davanti al fenomeno che non è ancora cessato dell'aumento dei costi delle materie prime che si riverbera sui quadri economici delle opere. L'attenzione è concentrata su tutti i settori principali di azione dell'amministrazione regionale. Siamo convinti di aver consegnato al Consiglio regionale un documento importante sia dal punto di vista finanziario che dei contenuti.